Michele Marrone, perché oggi un'azienda deve essere digitale? Beh, perché assistiamo a quella che è un'evoluzione dei servizi in cui sempre più oggi oggetti connessi creeranno la capacità di interagire con il mondo esterno, di prendere delle decisioni, di avviare delle azioni, per cui il consumatore finale si troverà al centro di un contesto in cui azioni reali, azioni digitali confluiranno in quelli che noi abbiamo chiamato i living services, sono servizi digitali che appunto creeranno la necessità da parte delle aziende di sapersi adeguare per poter offrire questo tipo di servizi. Ecco, detto il perché, viene la questione del come, e non è una cosa banale, immagino. No, non è banale, però è un cambiamento che le aziende incominciano a fare. Noi stessi come Accenture ci stiamo trasformando in un'azienda digitale. Io ho gestito il setup della piattaforma digital di Accenture, ci abbiamo più di 18.000 persone nel mondo, più di 1.000 persone in Italia, per cui è un cambiamento che abbiamo vissuto anche nella nostra pelle, non solo su quello che viviamo sui clienti. E abbiamo identificato questo cambiamento in 7 punti da indirizzare, no? Il primo, rivedere quella che è la digital customer experience e quindi rivedere non solo la customer experience come un qualcosa di tecnologico, nuovi progetti da far partire, multi-channel, no, è qualcosa di più ampio, quindi rivedere i processi di customer care in questo senso. La seconda è rivedere i processi di sviluppo di un prodotto o servizio. Siamo in un mondo in cui i prodotti di successo sono degli esperimenti che hanno successo, quindi devo essere in grado di fare 10 esperimenti perché solo uno di questi avrà successo. Il mio sviluppo deve essere dinamico, flessibile. Devo avere nuove competenze, non posso avere le competenze tradizionali, significa riqualificare le competenze che ho già in azienda e acquisirne di nuovo e saperle gestire, e quindi i processi HR cambiano, devo cambiare anche come gestisco queste persone, devo cambiare ovviamente l'infrastruttura tecnologica perché devo essere più aperto, non posso farla su internamente, devo consentire che gli oggetti parlino con i sistemi sostanzialmente. Per fare questo devo aprirmi all'esterno, perché non posso avere un processo interamente fatto dall'interno, e quindi significa aprirmi a sviluppatori, aprirmi a community, e quindi questo mi pone anche dei cambiamenti organizzativi, operativi, e devo saper dialogare, sesto punto dell'ecosistema, devo saper dialogare con i nuovi player, perché oggi ci sono tante start-up che domani potranno diventare società di successo. Io devo far entrare nel mio ecosistema queste società, non devo solo guardare, come dire, l'ecosistema tradizionale, ma avere un occhio verso questo mondo. Quindi l'ultimo punto è, alla fine sostanzialmente è un qualcosa di ampio su cui tutta l'azienda deve essere coinvolta, non è solo un processo di trasformazione guidato dalle tecnologie, ma deve essere guidato dal CEO o dal CMO. Questo è un po' in sintesi i 7 punti che vanno indirizzati. C'è molto lavoro da fare, grazie. Molto lavoro da fare, ma si sta facendo, e devo dire che le aziende si stanno trasformando. Per cui, diciamo, il feedback, comunque il messaggio è che dobbiamo farlo, va fatto velocemente, va fatto con coraggio, va fatto collaborando, ma si può fare. Grazie. Grazie.